Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Qua che ricordo oggi siamo tornati su Clash Mini. E oggi sono finalmente tornati i Gizmo. Dopo anni, no in realtà è passato meno di un mese, ma dopo meno di un mese sono ritornati i Gizmo, a gran richiesta da tutti voi, perché alcuni di voi li odiavano, altri invece erano appassionati estremamente di questi Gizmo. E Supercell Clash Mini ci ha ascoltato e ha fatto un evento dedicato che uscirà mensilmente per 4 giorni. Quindi non se ne andranno per sempre, i Gizmo rimarranno e ne verranno aggiunti di altri pure nel corso delle varie stagioni. Quindi ragazzuoli, se amate Gizmo, giocate questa esatta modalità. Oggi cosa faremo? Shopperemo l'event pass per prenderci 50 gemme e tutte le altre ricompense inutili per me, ma noi le riscattiamo così per puro collezionismo. Tanto costa solamente 2 euro, cioè il prezzo è davvero davvero basso. Ho fatto una partita, come funziona? Gizmo Chaos, disponibile per 4 giorni. Abbiamo tutti i Gizmo: l'Elisir, l'Hot Pot, il Mucho Puncho, il Pancake, il Specchio, la Sauna, il Corno della Battaglia e l'Aria di Allenamento, che fa fare più danni. E li conosciamo i Gizmo, cosa ve li spiego a fare? Quali sono invece le regole? Solamente 3 Gizmo, possiamo utilizzare degli 8 in modo casuale. Adesso possiamo mettere un Gizmo dopo aver potenziato per 4 stelle. Quindi ragazzuoli, ci vogliono molto molti più potenziamenti. Ovviamente i Gizmo non si possono andare a muovere. Funziona come tutti gli eventi: devi distruggere i 3 cuori, i 3 punti vita dell'avversario, e l'avventura non è disponibile. Quindi non so se mai tornerà questa avventura. Detto ciò, prima di iniziare a provare la modalità, non credo ci sia niente di nuovo nemmeno nello shop. No, mettetemi una bella offerta ragazzoli. Ma io tutte queste cavolo di mod, quando me le posso shoppare? Tutte queste voglio spendere 3000 euro su Clash Mini. No, meglio di no in realtà. Però fatele uscire. Detto ciò, shoppiamo subito l'event pass. Mi raccomando ragazzoli, un bel like, perché Kirill è sempre l'unico in Italia che vi porta questi contenuti ogni giorno. Quindi ragazzi, mi raccomando, per altri contenuti del genere un bel like. Abbiamo shoppato come se non fosse nulla. Lo so che a voi piacciono le mie shoppatine qua su Clash Mini. Domani uscirà un video molto interessante, event pass sbloccato, eccoci qua. Piccolo spoiler del video di domani: parleremo del lancio globale di Clash Mini, quindi sarà un video molto atteso da tutti voi. Dopo circa 2 settimane riesco ad analizzarvi bene il gioco, se ha fatto un buon aggiornamento e se ha ancora il futuro. Quindi ragazzuoli, aspettate il video di domani per sapere un feedback vero e proprio se il gioco uscirà globale. Detto ciò, prendiamoci prima le ricompense gratuite: 50 crystal coins. Vabbè, noi pigliamo tutto quanto, sapete che ormai non ci facciamo mancare niente. 50 gemmozze, che fai, non le prendi? Certo, questa è l'unica cosa per cui io shoppo l'event pass. Siamo arrivati a 200 gemmozze. Nuova emote che in realtà già ho, quindi le convertiamo in 50 crystal coins e siamo quasi a 18k crystal coins. Non vedo l'ora di arrivare a 20k crystal coins, si gode. E vado pure a 200k di gold, va benissimo così. Comunque ragazzuoli, qua tra poco potremo shopparci la skin Astral, e mi manca come skin shoppabile solamente quella del pollo, versione Gun ovviamente. Comunque ripeto, vi consiglio shoppare l'event pass, perché 50 gemme costano 2 euro, e qua 50 gemme costano sempre 2 euro, però hai tutta questa sfilza di ricompense interessanti. Ma non perdiamoci in chiacchiere, partiamo subitissimo ragazzuoli. Eccoci qua, Clash Mini, mappa molto interessante. Ma che fine ha fatto la mappa della natura, quella della scorsa stagione? Non lo so, non facciamo domande. Partiamo subitissimo. Oggi c'è pure la pedana molto interessante dell'attacco più forte, che noi andremo subitissimo a sfruttare. Allora ragazzuoli, non mi ricordo come funziona il Gizmo, quindi andiamo un attimo a vederle. Abbiamo il pancake, la sauna e il training camp. Quindi potremmo fare qualcosa con la sauna in realtà, o qualche trick interessante. Non lo so ragazzuoli, non lo so. Fatto sta che il mio avversario mi ha devastato al momento col webmaster. Ha pure lui il cerbottaniere, quindi già so che devo potenziare il cerbottaniere. Dovrei usare pure il peschereccio. Comunque il primo round lo dovremmo aver vinto molto bene. C'è da dire ragazzoli che poverino il mio avversario ha tipo 2000 coppie in meno di me. E ripeto, il matchmaking degli eventi è fatto un pochino con i piedi, quindi grazie Clash Mini, cerca di sistemarlo, perché se io mai provare contro uno che adesso ha ultra leggenda potrei un attimo tiltare. Ovviamente non è detto che se uno è in ultra leggenda è fortissimo, però solitamente. Ok, vediamo qua, ha fatto il potenziamento al suo cerbottaniere. Noi abbiamo il cerbottaniere che toglie lo shield, fa un sacco di danno. Swaderman che devo potenziare per togliere subito il suo wave master. Il cerbottaniere là fa molti danni, ma noi abbiamo vinto. Easy win ragazzuoli, molto bene. Ok, al momento siamo full vita noi, quindi potenziamoci lo Swaderman. Direi di potenziarcelo ancora, sì, potenziamocelo ancora perché ci serve. Abbiamo il Gizmo ragazzuoli, mamma mia da quanto tempo che non avevo questa schermata di Gizmo. Guardali, sono tornati raga, sono tornati. Ah, adesso mi dice pure dove il pancake va a curare. Stupenda idea, bellissimo. Faccio una giocata del genere, che secondo me è pazzesca. Vediamo un attimino. Molto bello ragazzoli, ma che ricordi Gizmo, che ricordi. E ne aggiungeranno sicuramente di altri. Allora, il cerbottaniere mi sa che è rotto. Il cerbottaniere è rottissimo. Va cerbotta. No, è bloccato. Però un attimo, forse abbiamo fatto il trick finale. Non ci posso credere. Guarda come deve vincere il mio avversario. Forse non è stata un'ottima idea. Io direi, potenziamoci di nuovo il Dart Goblin. Mettiamo un peschereccio, potenziamolo con la stun duration e speriamo bene.
bene. Ok, lui ha messo l'Hailing Ranger, ha potenziato il bomba bomba che ci arriva e ci fa malissimo, raga. Il bomba bomba ci fa malissimo, già lo so. Abbiamo killato il suo Wave Master. Abbiamo ancora tanta vita entrambi. Sì, abbiamo vinto, raga. Easy win, edge win. Meno male, mettiamo le emote del miner, che sapete, le emote migliori del gioco. 2 a 1, diciamo. 3 a 1. Ah, qua ci mostra pure i gizmo, tutti le pedanine. Quante statistiche, ragazzoli, quante statistiche interessanti. Poco importa, facciamo subito exit. Vediamo come siamo messi, tralasciando che riusciamo a fare l'event pass in meno di un giorno. Però vabbè, questo qua è un altro discorso. Riscattiamo tutte le ricompense. 10 frammenti di mini, siamo a 2030. Va bene. 70 frammenti di eroi, siamo a 11.500. E basta, ragazzoli. Io mi sa, quando il gioco uscirà globale, io avrò tutto quanto al massimo. Questi qua i mini, ragazzi, ne voglio 9.999. Pazzesco, ragazzoli, pazzesco. Detto ciò, adesso facciamoci subito un'altra partita, perché facciamo semplicemente qualche altro livello, perché abbiamo fatto pure delle missioni. Molto bene, scaliamo pure nel pass, che è molto molto buono. Dimmi nei commenti, ragazzoli, voi a che livello siete del pass? Io livello 52, tra meno di 8 livelli ho concluso. Pensavo sarebbe stato molto molto più difficile completare questo pass. Comunque, partiamo subito, nuovo event pass. Comunque, appena finiamo questa cosa, questa piccola partita, voglio farvi vedere il nuovissimo gizmo in arrivo su Clash Mini. Ancora non è stato rilasciato, ma comunque manca poco prima che verrà rilasciato. È un gizmo molto interessante che abbiamo già visto in passato, ma che alla fine non è mai stato rilasciato. Comunque, lui ha Wave Master e Fantasma Royale, la combo che scoppia. Mi potrebbe davvero davvero fare molto male, ma noi abbiamo le nostre tecniche. In qualche modo dovremmo riuscire a cavarcela, io spero. Comunque, questo round forse lo perdiamo. E dico forse, però sai che... No, no, abbiamo vinto, abbiamo vinto. Buono, così non ci lamentiamo. Il nostro avversario si chiama Mojovjovjovt e ha meno coppe di noi. Quindi, potenziamoci lo Swordman. Potenziamoci il Dart Goblin con lo shield, essendo che il suo Fantasma Royale dovrebbe avere lo shield. E mettiamo subito ready. Ok, perfetto, abbiamo vinto un altro round. Siamo potentissimi, raga. Siamo indistruttibili. Perfetto, altro elisir che facciamo. Potenziamento al Dart Goblin, potenziamento al nostro Swordman col trap di strike. E già dobbiamo sbloccare i nuovissimi gizmo. Eccoli là. Io adesso ho una tecnica pazzurda. Vedete qua il Mucho Puncio, che me l'ero scordato. Ha un nome bellissimo, Mucho Puncio. Nome pazzesco. Lo metto qua, così appena arriva il Fantasma Royale inizia a volare dappertutto. Un attimo, raga, che se perdo sclero. Metto un mini pecca, potenzio il mini pecca, metto il Fisherman, aumento di due piattaforme, così arriva qua davanti. Metto un mini pecca qui di tank e dovremmo esserci, sperando che lui non abbia tipo un principe. Ok, lui ha messo il mini pecca come me. Il Fantasma Royale là dietro non mi sembra uno ottimo. Il suo Wave Master che mi dà sempre fastidio, ma abbiamo il Mucho Puncio. Buono il Mucho Puncio là sotto, che ci distrae molto il Wave Master. Se va tutto bene potremmo riuscire a vincere, però il suo Fantasma Royale è potentissimo. No, 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 vai, 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 corri, corri. Ha pochissima vita. Si gode, ragazzuoli, si gode. Mamma mia, emote del miner, anche se non ero sicuro di vincere, noi la facciamo lo stesso. Prendiamoci tutte le ricompense, le rewards interessanti. Siamo arrivati a livello 9, 1000 di gold e pure 10 frammenti di mini, che non ci servono a niente, però va bene lo stesso. Prendiamoci pure la missione qua del pass. E adesso, ragazzuoli, eccoci qua. Questa qua è l'immagine dell'evento che è stata data a noi content creator per fare copertino o cose varie. E se notate, qua ci sono tutti, ma tutti quanti gizmo. Solo che qua in alto ce n'è uno abbastanza diverso. Come vedete, abbiamo la sauna e accanto questo barilozzo che nessuno di voi probabilmente avrà mai visto. Questo barile, ragazzuoli, è quello dell'avventura, quello là delle spedizioni. Non so se ve le ricordate, sì, ma esistono le spedizioni su Clash Mini, dopo le andiamo a rivedere. E comunque è un barilotto esplosivo che quando viene killato dà un raggio di esplosione. Quindi al 99,999% edificio verrà aggiunto tra tutti i gizmo. E magari in un prossimo aggiornamento potremmo andarlo ad utilizzare, perché comunque è stato messo qua accanto a tutti gli altri. Ditemi nei commenti se voi sapevate questa piccola svista. Ovviamente c'è Kiri che vi dice tutto quanto, e se ancora non l'avete fatto, seguitemi pure su Instankiri, mi raccomando. Comunque, se vi siete dimenticati che cosa sono le spedizioni, vi basta schiacciare le tre linette là in alto e andare esattamente qua su puzzle. Non so se vi ricordate, ma siamo rimasti al capitolo 2 da ormai un anno e mezzo, ma va benissimo così. Il capitolo 3 non so se mai arriverà. Comunque, se giocate, se fate qualche partita, mi sembra nel capitolo 1, potrete trovare come opponent dei barilotti di esplosivo. Detto ciò, ragazzuoli, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, un bel like, iscrizione e campanellina. Guardate i video che sono appena arrivati qua accanto, che sono più bello dell'altro. Fate l'abbonamento per supportarmi, ma soprattutto per supportare Clash Mini per un lancio globale. E se volete, potete pure fare l'abbonamento su Twitch. Ho iniziato a fare live pure su Twitch. Ogni tanto c'è l'abbonamento col Prime in modo gratuito. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ciao!